solo me e questo è il mio canale. I found peace in your violence. Can't show me there's no point in trying. I'm out of mine. And I've been silent for so long. Allora, io in questo video vi vorrei fare vedere tutte quelle cose che ho comprato a un negozio che si chiama Europrezzo o Europass. Comunque, scusatemi se sono in pigiama, però dovevo fare questo video. E se non lo faccio adesso, chissà quando lo facevo. Comunque, io vi dico che ci vediamo alla fine del video e niente, poi per i saluti ci vediamo alla fine del video. Eccomi con questo video. Allora, il mio chilometrico scontino. È una spesa di 79,48 euro. Adesso noi passiamo subito a vedere le cose che ho comprato, ovviamente. Allora, ho comprato questo budino cream caramel, sono due, se non sbaglio ho costato 56 centesimi. Allora, ho comprato questo di 100 grammi l'uno e sono due, sono fatti così. Allora, poi soprattutto sono senza glutine, libero di glutine. Ho comprato questo, poi ho comprato questo alla vaniglia, sempre la stessa cosa, sempre lo stesso prezzo. E per ultimo ho preso questo che va mezzo stamattina, l'ho aperto, che sarebbero tutti i vasetti così, questo invece è il cacao. Poi ho preso questi biscotti wafer della Cabrioni, 150 grammi, e se non ne voglio costato un euro alla nocciola. Poi ho preso questi tre succhi, visto che Zoe sta andando alla prima elementare, e ho preso dei succhi di frutta. Allora, due d'arancia rossa e uno alla mela banana. Poi ho preso questi ginger analcolico, aperitivo analcolico, così ogni tanto faccio un aperitivo, e ho costato un euro, perché me lo ricordo benissimo. Poi ho preso di questo due buste di latte, l'altra la marrita, noi qua, l'altra qua, due buste di latte parzialmente scremato Avid. Allora, c'era sia scremato che intero. Siccome io sto togliendo il latte intero, ho voluto comprarlo così. Poi la sua scadenza la sua scadenza è il 30 di novembre del 2018. Ho preso due perché, cioè, così, tanto per prendere latte, perché non è, cioè, dovevo prenderlo di più. Poi ho preso questo sciroppo alla marena, che cercavo tantissimo, un sciroppo alla marena. Non mi ricordo di questo quanto l'ho pagato, andiamo a cercare. Qua cade tutto, meno male che voi non vedete niente. Allora, sciroppo alla marena, e lo sapete che sciroppo alla marena non lo vedo, sciroppo alla marena, faremo una canzone di qua che troviamo il sciroppo alla marena. Allora, comunque non lo trovo, io se non sbaglio, se non erro, costava tipo 1,80 euro, non mi ricordo adesso, sciroppo alla marena, un chilo, e io perché l'ho comprato, perché in Sicilia l'ho assaggiato e mi è piaciuto tantissimo e l'ho voluto comprare. Poi ho comprato queste 7 spazzoline, 1 euro, solo che ho dovuto aprirlo perché mi serviva uno. Poi ho preso, che vabbè, non si è bagnato perché è caduto un po' di candeggina, e vabbè. Odio la candeggina, lo sa, per chi non lo sa adesso, odio la candeggina, però questa era profumata. Ho preso questo Colgate, so che dice 2 anni, però l'ho preso per Zoe. Adesso io faccio con voi che tolgo la scatola e la butto
direttamente. E questo sarebbe il dentifricio. Poi ho preso il Listerine. Ho comprato questo perché non sapevo quale prendere, tra l'altro. E questo qua di 250 ml è costato 2 euro. Allora, voglio dirvi prima di tutto che io avevo preso in passato questo, mi sono trovata benissimo, benissimo, anche perché era comodissimo. Però purtroppo sono due volte che ci sono andata e non l'ho trovato più. Al posto di quello, ecco, accade tutto, ho preso questo qua, che ha la Grumi, 1250 ml e fa un bell'odore e costa 1 euro. Poi ho preso Speak Span. Ah, poi tra l'altro questo qua, se farò il video ai preferiti, lo metterò all'interno perché veramente lo consiglio. Allora, ho preso le Speak Span, 1,50 euro per il bagno alpino, e sono di 750 ml. Poi ho preso questo Boom Boom, qui ho Boom Boom, che è l'unico che compro più volentieri, anche l'altro non mi ricordo, Fior di Lotto mi sembra, e questo Boom Boom è buonissimo, cioè, è la mia vita, la mia vita forever. Poi ho preso, perché io, siccome non piace la linea Delfino, come potete vedere, ho preso questo detersivo che lo sto cominciando a usare. Sentite qualcosa da bel PC? È grassa, profuma tutta la casa, veramente è buonissimo perché vi pulisce sia il bagno, cucina, tutto, tutto, tutto. È del 750 ml e fa un profumo a lavanda buonissimo, veramente lo consiglio. Poi sempre linea Delfino. Ah, quello l'ho pagato 1 euro, invece questo sarebbe il morbidente, perché io ancora detersivo ne avevo, perché detersivo non possono mai mancare, quindi ne compro a go-go. Qua questo è un Delfino del 50 lavaggi di 2 litri e mezzo e costa 2 euro al a che odore? Ok, è Fior di Lotto, perché a me il Fior di Lotto mi piace. Poi ho preso questo mattarello, non so come lo chiamate voi, però io lo chiamo mattarello, è a 2 euro perché il mio l'ho buttato perché non andava più bene. Poi ho preso, faccio vedere, questo coltello, parliamo bene, grazie, a 2,50 euro, perché sinceramente non ho un coltello decente, e quindi ho comprato quello, almeno so che quando devo tagliare taglio bene. Questo, vabbè, rischio e taglio la mano, guardi, d'altra è le migliori famiglie. Poi ho preso questo bellissimo tagliere, che non so mai i nomi, vabbè, a 2 euro. Voglio dirvi che c'erano molti colori, però forse un altro video vi spiegherò il perché c'erano altri colori, perché nei ristoranti tipo usano un tagliere di un colore diverso, tipo il pesce lo usano blu, il giallo formaggio e così via, e per le verdure mi pare che è verde, cioè vi spiegherò quello in un altro video. Quindi questo tagliere 2 euro. Ok, qua crolla tutto. Poi a 1 euro ho preso questo porta cipolle, perché non mi piace lasciarlo in giro, che poi puzza, come che? Compriamo il porta cipolle. Poi ho preso una cosa che io, cioè diciamo che sarà la mia vita, perché allora ho preso questi contenitori, uno per il caffè in lata, no? Uno per il caffè, uno per il sale e uno per lo zucchero. Poi ho trovato peperoncino, c'era anche te, c'erano altri, però non avevo il tempo di prenderli. Poi c'è questo per il peperoncino, che io ho comprato da Tiger, una busta di peperoncino per farlo a casa. Quindi ho detto, lo metto qua visto che non lo uso. Che poi ho preso questo a 3,50 euro, sì, che sono pure cieca, colore rosso scuro, non so come sarà perché
non l'ho mai fatto, però vorrei vedere come mi viene. Io per adesso sono tipo così, mi verrà un colore tipo così. Spero che mi viene qualcosa decente, ovviamente con tutto quelle, il set completo, con tutte le cose, questo, quello e quello. Poi ho preso, perché Maria è iniziata le superiori, voglio che si abitui a portarsi delle sedigliette umide. Una è mia per la mia borsa, perché le ho finite, e questa è per Maria. E sono, mi sembra che costa 2 euro per una, e vabbè. Poi faremo un altro, cioè faremo un video dove vedrete tutte le cose della scuola. Oddio, non vedo l'ora. Poi ho preso questo, questi bicchieri, non mi ricordo quanto l'ho pagato, però comunque questi bicchieri. Poi questa è una cosa che me l'hanno consigliato, che è della Calabria, si chiama Bomba, e diciamo praticamente peperoncino molto 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 piccante, che poi dopo di mangiarlo dovresti chiamare i pompieri, però niente di che. Allora, questo qua è 280 grammi e scade il 31 maggio del 2021, quindi ancora non so come è dentro, ma sembra tipo, non lo so, una bomba veramente, è della Calabria e sarà buonissimo. Poi ho preso questi fazzoletti super qualità, non so che, questi con 3 gratis. Li ho comprato senza odore, senza niente, perché dato che lo userò per me, per Zoe e per Maria, quindi mi serviranno tanti. Poi ho preso questo riso gallo a 1 euro, perché mi ricordo che è costato 1 euro. Kikiriki, cioè ok, kikiriki, kokoro. Allora, è un chilo, perché un chilo 12 porzioni, puoi fare 12 volte il riso, però vabbè, io qua in casa con me non dura niente, perché dovete sapere che il mio piatto preferito è il riso. Poi ho preso questo dentifricio della Erboristeria bianco no stop, rimuove fino al 90% delle macchie e protegge il bianco a lungo. Estratto di lotto, perché non può mancare mai l'estratto di lotto, le fiori di lotto, non è niente che si riguarda ai fiori di lotto. 1 euro. Poi ho preso queste ostie ritagliate, 1 euro mi sembra, classico. Poi ho preso questo tonno con i piselli, poi carote, mais e peperone mi sembra. Siccome uno costava 1 euro, prendendo 3 insalata di tonno con verdure. Allora, uno costava 1 euro, prendendo 3 pagavi 2,50 euro, quindi molto conveniente. Poi ho preso la pasta, no, il sugo, perché prima di arrivare alla pasta ancora ce la voglio. Ho preso il sugo per provarlo, tanto per provarlo, perché sono una che sperimenta, piace, prova, fa così. Ho visto questo, erano 3 a 2 euro mi sembra. Affidiamoci allo scontrino chilometrico, che sinceramente non me lo dice. Ah, vabbè, barattolo c'è, cioè, no? Sugo, no? E riso, 1 euro. One hour later. Ah, vabbè, non so, comunque mi pare che erano 2 euro, 1,50 euro, no, 2 euro. Allora, ho preso 2 la Ligure, perché io dovete sapere che ho la pazzia per le cipolle, perché io odio l'aglio, per la cipolla mi piace un casino. Allora, la napoletana, che sarebbe questa qua, se mi fa vedere, ecco, conterrebbe dove c'è scritto, Dio, prima quando l'ho comprato c'era scritto da qualche parte, adesso no. Ah, polpa di pomodoro con cipolla. Poi, che sarebbe la napoletana, ne ho preso 2 napoletane e 1 ligure. La ligure invece è che questa, prima facciamo vedere, e questa che sarebbe
polpa di pomodoro con olive nere e olio extravergine di oliva. Poi passiamo alla pasta, che pasta ne ho comprato un po'. Allora, l'offerta era 5 per 2 euro, 1,99 euro. Quindi, che ho fatto io? Adesso vedrete. Allora, io come pasta sono 5, quindi ho preso i gnocchetti, i gnocchi, questi, della pasta Reggia, non so che marca la conosco, sempre gnocchi, stelline che io le adoro con la minestrina, che poi alla fine non ho comprato nemmeno il dado, brava, complimenti. È bucata già da qua perché è bucata, penso una stella tra l'altro. Poi c'è questa che si chiama, cioè non lo so, ma comunque l'ho presa perché mi piace. È sempre questa, quindi qua sono 5 per 1,99 euro. Poi siccome io sono pazza, malata, malatissima, le spaghetti, ne ho presi 4 per non fare notare che sono pazza con gli spaghetti, e poi un altro pacco di gnocchi perché sono 5 a 1,99 euro, quindi ne ho preso 10 pacchi in tutto. Guardate un po' la situation del momento com'è. E vabbè, siamo pieni. E questo è stato tutto per il video di oggi. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, commentate perché io vorrei tanti commenti. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.